Come voi ben sapete, a poche centinaia di metri da qua si sta svolgendo il Gay Pride. Questa manifestazione ovviamente non è un contro Gay Pride, la nostra manifestazione è una festa per la famiglia, per portare alto i valori tradizionali della famiglia basata su uomo, donna e bambino. Gli ultimi fatti di cronaca ci fanno vedere come le lobby antinazionali, le lobby omosessuali stanno cercando di distruggere la famiglia. Bene, questa guerra si combatte su due fronti. Un fronte è il fronte culturale. Nel fronte culturale vediamo come gli omosessuali stanno cercando di entrare all'interno delle scuole propagando la teoria omosessuale, portando a leggere i bambini libri in cui si parla di omosessualità come se si parlasse di qualunque gita in montagna. E l'altra battaglia invece è a livello sociale. Sono più di 100, forse anche di più anni che l'uomo ha perso l'entità, non ha più i suoi punti di riferimento, quindi l'uomo è portato a non essere più uomo e la donna è portata a essere meno donna. Ovviamente noi siamo qui anche per questo motivo, siamo qui per combattere questa cosa e cerchiamo di combattere per la famiglia. Come tutti quanti ben sappiamo, la prima guerra da affrontare è con noi stessi. Prima di andare a combattere la piccola battaglia, dobbiamo fare la grande battaglia. E la grande battaglia è con noi stessi. Come? Mi riferisco alle migliaia di giovani che questa sera affollavano questa piazza dicendo di trovare altri punti di riferimento, cominciare ad allenarsi, cominciare a fare sport, cominciare a studiare, a prepararsi. Questo è il primo passo verso la rivoluzione. In questa piazza adesso siamo pochi. Dall'altra parte del fiume sono migliaia di persone. Ma noi sappiamo bene che a noi piace combattere in pochi contro tanti. Grazie a tutti.